Va ora in onda Viaggiare sicuri e informati ai tempi del coronavirus. Uno speciale di Radio ABM con i dati forniti da viaggiaresicuri.it. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Viaggiare sicuri e informati ai tempi del coronavirus. Questi paesi che affronteremo nell'edizione di oggi, di mercoledì 29 dicembre 2021. Polonia, sono tuttora in vigore alcune misure restrittive per l'ingresso nel paese. Coloro che arrivano con qualsiasi mezzo di trasporto, anche a piedi, da altri paesi UE, Schengen, SE, EFTA, devono presentare alternativamente a il risultato negativo di un tampone PCR antigenico effettuato non oltre le 48 ore precedenti l'ingresso nel paese e redatto in lingua inglese o polacca. B. Certificazione che attesti l'avvenuto completamento da almeno 14 giorni del ciclo vaccinale con uno dei vaccini ammessi nell'Unione Europea. C. L'avvenuta guarigione dal Covid e conclusione del periodo di isolamento domiciliare o ricovero ospedaliero con ingresso in Polonia entrano non oltre 6 mesi dalla data del tampone positivo all'infezione da virus SARS-CoV-2. In mancanza vige l'obbligo di quarantena per 10 giorni. È possibile interrompere la quarantena a seguito di test Covid negativo effettuato sul territorio polacco nelle 48 ore successive all'ingresso nel paese, salvo che per coloro il cui viaggio abbia avuto origine da un paese extra UE, extra Schengen, extra SEE, EFTA. I minori di anni 12 che viaggiano insieme ad adulti completamente vaccinati nei termini anzidetti o muniti di tampone negativo sono esenti da quarantena ed obbligo di test. In Grecia, al fine di facilitare l'utenza nelle valutazioni in vista di possibili viaggi in Grecia, si raccomanda di consultare attentamente la mappa disponibile in inglese predisposta dalle autorità greche che trovate al seguente link www.covid19.gov.gr, che riporta la diffusione del contagio in ciascuna area del paese, isole comprese, associando a ciascun livello d'allerta uno dei 5 colori utilizzati dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. La sigla è ECDC. Rimane in vigore l'obbligo di mascherina al chiuso e a partire da venerdì 24 dicembre anche all'aperto. Per l'accesso ai mezzi pubblici e ai supermercati è richiesto l'utilizzo di una mascherina KN95 simile alla FFP2 o 2 mascherine chirurgiche. Per l'accesso ai luoghi chiusi è necessario esibire il certificato digitale Covid-UE o un certificato vaccinale o un certificato di guarigione dal Covid. Si sottolinea che non è consentito l'accesso a chi sia in possesso esclusivamente di un tampone molecolare o di un tampone antigenico negativo. Solo ai minorenni tra i 4 e i 17 anni è permesso l'accesso sulla base del risultato negativo attestato a seguito del self-test. Gli unici luoghi chiusi in cui è possibile accedere senza restrizioni sono farmacie, supermercati e negozi di generi alimentari. Per le attività di ristorazione all'aperto, l'accesso è consentito presentando in alternativa il certificato digitale Covid-UE o un certificato vaccinale, un certificato di guarigione dal Covid nei 3 mesi precedenti, un tampone molecolare effettuato nelle 72 ore precedenti o di un tampone antigenico negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Lettonia, al fine di contenere la variante Omicron del Covid-19, i passeggeri dei voli provenienti dalla Germania, Regno Unito, Svezia, Egitto, Polonia, Italia, Norvegia, Finlandia, Lituania, Estonia, Ungheria, Spagna, Russia, Paesi Bassi, Danimarca, Irlanda, Malta, Ucraina, Georgia e Svizzera potranno essere sottoposti al loro arrivo in aeroporto a tamponi selettivi. Tale misura resterà in vigore sino all'11 gennaio 2022 e potrà essere eventualmente prorogata per ulteriori periodi. La lista dei paesi sarà aggiornata in base ai risultati dei tamponi iniziali effettuati in aeroporto e agli sviluppi della situazione epidemiologica nei paesi interessati. Israele. L'ingresso e il transito in Israele è vietato a tutti i cittadini stranieri non residenti. In alcuni casi, specificamente previsti dalla normativa israeliana e che presentano carattere di eccezionalità, i cittadini stranieri che abbiano necessità di recarsi in Israele possono presentare una domanda di ingresso al cosiddetto Exception Comite al sito www.govforms.gov.il. Quest'ultima valuterà la richiesta e, se del caso, accorderà un'autorizzazione all'ingresso. A partire dal 29 dicembre, per i viaggiatori autorizzati provenienti dall'Italia è comunque previsto l'obbligo di quarantena per 3 giorni con l'effettuazione di un test PCR all'arrivo e poi nuovamente il terzo giorno. Il quadro normativo resta tuttavia molto fluido. Si raccomanda pertanto di evitare tutti i viaggi non strettamente necessari da o per Israele e di monitorare costantemente il sito del Ministero della Salute israeliano, cui si rimanda per eventuali approfondimenti. www.coronahealth.gov.il.
Lussemburgo, l'ingresso nel paese via aerea è consentito a tutti i viaggiatori a una delle seguenti condizioni: presentazione di attestazione relativa al test Covid-19 con esito negativo effettuato nelle 48 ore antecedenti alla partenza del volo, se si tratta del test molecolare PCR, o nelle 24 ore antecedenti alla partenza del volo, se si tratta del test antigenico rapido. Il risultato del test negativo dovrà essere presentato in una delle lingue amministrative del Lussemburgo, lussemburghese, tedesco, francese, o in inglese, italiano, spagnolo o portoghese. Se ciò non fosse possibile, lo stesso deve essere accompagnato da una traduzione in una delle lingue amministrative del Lussemburgo. Oppure presentazione di certificato di vaccinazione completa contro il Covid-19. Oppure ancora certificato che attesti di avere già contratto l'infezione da Covid-19 nei 6 mesi precedenti al viaggio, risultando guariti e senza più alcun sintomo. I passeggeri in transito, a condizione che non lasciano l'area aeroportuale, il personale viaggiante, i viaggiatori di età inferiore ai 12 anni, i 2 mesi, i lavoratori trasfrontalieri, il personale delle missioni diplomatiche sono esentati dalla presentazione dei suddetti documenti. Brasile, è stato confermato l'obbligo di presentare alla compagnia aerea prima dell'imbarco un certificato in formato elettronico cartaceo di vaccinazione con vaccini approvati dall'autorità sanitaria brasiliana Anvisa, dall'Organizzazione Mondiale della Salute o del paese di provenienza, la cui somministrazione dell'ultima dose o della dose unica sia avvenuta almeno 14 giorni prima della data di imbarco. Restano fermi gli altri adempimenti già previsti dalle precedenti ordinanze relativi a: a. effettuazione di un test negativo per il rilevamento dell'infezione da SARS-CoV-2, Covid-19 coronavirus antigenico, eseguito entro le 24 ore precedenti al momento dell'imbarco, o RT-PCR eseguito entro le 72 ore precedenti al momento dell'imbarco. B. presentazione di prova, cartacea o elettronica, della compilazione della dichiarazione di salute del viaggiatore, DSV, ovvero Declaração de Saúde do Viajante. Con questo paese è davvero tutto per l'edizione di oggi di Viaggiare Sicuri Informati ai tempi del coronavirus. Vi ricordo che le notizie sono aggiornate alla data odierna, ovvero mercoledì 29 dicembre 2021. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Viaggiare Sicuri e Informati ai tempi del coronavirus, uno speciale di Radio ABM con i dati forniti da viaggiaresicuri.it.